amore mio, andiamo a scuola. Eh? Sì, sono svegliata presto come te. È vero, amore, ti sei svegliata prestissimo, sei scesa giù con la mamma a far colazione. Adesso dobbiamo andare subito con questo gattone sempre in mezzo. Gasper! Amore, ciao amore, cosa c'è? Andiamo a svegliare Vanessa perché bisogna andare a scuola, ok? 1 hour later. Ok amore, siamo pronte per andare a scuola. Fatti vedere. Oh, che bellino. Ma che belle scarpine che hai. Queste qua te le aveva regalate papà per andare a Roma, vero? Buongiorno amore mio. Come stai amore? Hai mal di gola? A Roma abbiamo preso un po' d'acqua, ci siamo un po' ammalate. Oggi quando torni, se ti fa ancora tanto male, ti do il Nurofen, va bene? Preparati la merenda che sono già le 8, dobbiamo andare, va bene amore mio? Buona scuola amore mio e buona scuola anche a te, fatti vedere te. Che bellina, c'hai il pellicciotto oggi? Dove devi andare, a un matrimonio o a scuola? Ci vediamo dopo alle 16, ok? Ciao amore. Ciao ragazzi, ho portato le bimbe a scuola, ho fatto alcune commissioni natalizie e aspettiamo che escono da scuola. Siete pronti per Natale? Manca davvero pochissimo! E voi, quale regalo avete chiesto a Babbo Natale di portarvi? Scrivetemelo nei commenti. 6 and a half hours later. Bentornate cucciole! Ciao amore! Com'è andata a scuola? Bene. Tutto bene? Oggi hai pranzato a scuola perché la mamma non poteva venirti a prendere. Hai mangiato bene? Sì. Sì? E tu amore? Sì. Ciao, com'è andata? Bene. Tutto ok? La gola come sta? Meglio? Avete fame? Sì. Cosa volete? Crepe. Le crepe? Ma strano, ma non le mangiate mai? Sicura? Sì, anche che gusto. Ok, le assaggeremo oggi per la prima volta. Va bene. Ok, Vane, pronta anche la tua crepe. Buona merenda e appena finisci hai compiti da fare? Sì, ma prima devo andare in bagno. Ok, va bene, vai in bagno, ci mancherebbe. Buon appetito! Grazie, grazie. Prego. Scusa, ma Vanessa, perché mangi solo la Nutella? C'è anche la crepe? Perché è l'unico colore decente che c'è in questo piatto. Scusa, ma cosa significa che è l'unico colore decente che c'è nel piatto? L'hai sempre mangiata senza fare storie, oggi l'unico colore bello che vedi è il nero. Comunque, finisci di mangiare la crepe e dopo subito a fare i compiti. Ok, mamma, ho finito, adesso vado in bagno. Sembra un po' strana oggi Vanessa. Prima, quando ha mangiato la crepe, mangiava soltanto la Nutella e mi ha detto che era l'unico colore decente che c'era nel piatto. Ma che tu sappia, è successo qualcosa a scuola oggi? No. Eh? No. Tutto ok nella sua classe? Sì. Cos'è successo, amore? Perché ti stai facendo il piedino? Mi sono fatta male perché mi ha dato un trozzo sul piede, guarda. Lo spazzolino, amore. Sì, vediamo. È vero, perché noi abbiamo lo spazzolino elettrico e lo spazzolino elettrico è tanto pesante. Ti sei fatta tanto male. E a te a scuola è andato tutto bene oggi? Sì. Sì? Avete fatto la lettera S? Sì. Che bello! Vuoi dirmi le sillabe con la S? Sì, sa, se, si, so, su. Ma bravo, amore! Adesso però è giunto il momento. Ma venivo, rari, diru, lali, lilu, a, io. Bravissima, brava, brava, brava. Ma Vanessa, dov'è? È andata in bagno, non è più uscita, deve fare i compiti. Come al solito ritardiamo con questi compiti e finiamo poi in tarda serata. Aspetta che la vado a chiamare. Vabbè. Oh, che schifo, sembra una birra. No, ascolta, scusa, scusa Vanessa. Vanessa. Devo andare in bagno a vomitare. Tutto fa schifo. Quello, tutto. Ma cosa sono prelucine? Cosa sta succedendo? Cos'è, una formica? Ma che cosa stai facendo? Vanessa! Cosa vuoi? Comunque non mi chiamo Vanessa, mi chiamo Mercoledì. Mercoledì? Ma Anastasia, che giorno è oggi? Mercoledì. Oggi è mercoledì. Ah, scusa. Volevi dire che devi andare a fare i compiti di mercoledì. Ah, ok, ho capito. Scusa, ma
perché ti sei messa il grembiule per fare i compiti? Vanessa, tra poco è ora di mettere il pigiama e tu ti sei messa il grembiule? Ma che cosa hai fatto? Ti sei pettinata, non ti pettini la mattina, mi fate impazzire per fare una codina e adesso ti sei tutta pettinata? Ma vi posso sparare? Io sono mercoledì. Ok che oggi è mercoledì, ma a me non piace il giorno mercoledì. E comunque, questo è un grembiule. Questa è una camicia. È una camicia gotica bellissima che tutti vorrebbero. Non fucsia giallo, chi sei, un pagliaccio? Queste le domande che ti dovrebbero fare gli umani. Scusami, disumana, tu chi sei? Disumana ci sarai te, faccia da bebè. Allora, io avrò anche la faccia da bebè. Tu sembri un cadavere. Ma ci sei? Ma ti sei? Cos'è successo oggi a scuola? Ma vuoi andare a fare i compiti, per favore? E comunque, non sono un cadavere, sono bianca cadaverica. Cosa siete, degli umani? Cosa dormite, la spazzatura? No, anzi, la spazzatura è nera ed è meglio di voi. Mano! Dov'è la mia mano? Ce l'hai attaccata, Vanessa? Mano! Mi dovrebbe fare la nuova pettinatura. Mano! Dov'è? Mano! Non lo so, forse l'hai lasciata a scuola, Mano. Senti, domani chiediamo alla maestra. Vai a fare i compiti. I compiti? Che cosa sono i compiti? Io adoro il nero, da come si può vedere. Non mi piaceva il bianco così così. Il nero ce l'ho sulle labbra. Il viola fa schifo. Il rosso... Comunque... Aspetta, tu stai zitta, io devo andare a fare la musica. No, guarda, se vai avanti così te le suono io, però di botte. Quindi adesso vai su e vai a fare i compiti. Va bene. Oh, che schifo. Meglio. Non ci dovrebbero essere le luci perché sono bianche. Oppure gialle. Anastasia, io te l'avevo detto che era successo qualcosa di strano. Ma la vedi quanto è strana oggi tua sorella? Io conosco il balletto di mercoledì. Ma chi è mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica? Cosa stai facendo anche tu? Ma cosa è successo? Di che cavolo hanno parlato oggi a scuola? Ma è stranissima! È bianca come un cadavere, sembra morta! E poi si è fatta le trecce, si è messa il grembiule, dice che quello è un abito gotico! Ma quello è sempre il grembiule! Stamattina non è andata a scuola col grembiule, non lo voleva il grembiule, ma e adesso si mette il grembiule alle 6 del pomeriggio! Cosa? Chi è? Vai a fare i compiti. È un gatto. Gatto, è un gatto. Non so se nell'epoca gotica i gatti c'erano. Ma lui è un gatto. Hai gli occhi rossi. Io credevo che tu stessi facendo i compiti. Credevo che tu stessi. Ma là fuori non si può guardare. Che cosa non si può guardare? Potrebbe avere solo male agli occhi. Che cosa è successo qua fuori? Le luci di Natale, perché tra pochi giorni è Natale. Cos'è Natale? Ah sì, dove tutti diventano bianchi come me. No, ok, ma comunque tu... devo andare a fare il compito. Non me lo ricordo. Accendi la luce che cadi. Ma volete stare ancora lì o vuoi stare una mezz'oretta là? No, guarda, sto ancora una mezz'oretta qua, tu vai a fare i compiti. Anastasia, ma che cos'è? Una sorta di incantesimo. Che cosa è successo? Cosa avete guardato? Avete guardato qualcosa di strano? Abbiamo visto il film di mercoledì. E vabbè, e quindi... E adesso ha visto che ti tocco. Beh, mercoledì. E quindi... Infatti ti tocco così. Ah sì? Sì. Bello. E vabbè, anche tu hai visto il TikTok di mercoledì, ma sei ancora Anastasia, giusto? Sei giovedì o sabato o domenica? Sei Anastasia. Sì. Boh, guarda, vabbè, speriamo che sia solo uno scherzo e che tra poco ritorni in sé. Tipo come quella volta che Vanessa era Anastasia, che infatti guardava le cose nel mio zaino, vi ricordate quelli video là? E se non e adesso è cosa mercoledì e poi cosa mi inventerà? Ah, non lo so, speriamo che diventi Gaffer. Speriamo che diventi Einstein, così a scuola è la numero uno. Una cosa? Andiamo a spicciarla. Certo che dobbiamo andare, okay, però aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Accendiamo. Voglio fare prima un attimo una ricerca. Un secondo. Ma facciamo uno scherzo che riaccendiamo la luce, ma vediamo che reazione farà. Ma secondo me lei è già andata su. Comunque aspetta solo un secondo e poi andiamo, ok? Mercoledì
mercoledì della famiglia Adams, bambina gotica con una mente diversa da tutta la sua famiglia. Allora, mamma. Mercoledì era una bambina che apparteneva a questa famiglia molto strana, molto particolare, ma lei era quella che si contraddistingueva da tutti, con una mente diabolica, uno sguardo sempre fisso, non sorrideva mai. No, infatti poi non, quando abbiamo visto il film non sorrideva mai, era sempre così, poi non sbatteva mai gli occhi e infatti quando abbiamo visto il film io e Vanessa che era andata a una scuola dove era lei e un'altra persona, infatti la sua cameretta era colorata e poi lei l'ha dipinta tutta di nero, un pezzo nero e un pezzo dell'altra colorata. Non è che è andata sua a dipingere la cameretta di nero? Andiamo a vedere. Sì, cosa sì. Sta combinando. Andiamo. Perché anche c'è quella copertina bellissima, ma che a me mi piace, e allora quella bella copertina dove c'è anche gli occhi, anche i cuscini, non voglio che rovini i cuscini. No amore, speriamo di no, andiamo a vedere in quale stanza è, andiamo, andiamo. Mamma, ma chi è che fa tutto il sorpiasso? Guarda, non lo so, ma l'unica persona che c'è in questa casa è Vanessa, mercoledì. Oh mamma mia, prova ad aprire. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Scusa, Vanessa, mercoledì, ma avete iniziato lezioni di musica a scuola e questo è il compito che c'è per domani, per caso? Hai vinto una medaglia? Hai vinto la medaglia per la bambina più stravagante della scuola. Più bella, sì. Più preziosa e più generosa e più intelligente. Allora, adesso per favore fai i compiti. Questo era il compito. Se no, che cosa sono i compiti? Che devi sbatterti sul divano e stare lì ferma, non far nulla? Sì, forse è quello che faccio io, ma tu devi dirmi un segreto. Mi fai quasi paura. Io devo dirti un segreto, sì, che se non fai i compiti adesso, il Natale te lo faccio passare sui libri. Io odio il Natale. Guarda questa stanza. Guarda che fino a mezz'ora fa tu il Natale non lo odiavi, eh. Quadri. Ma che meno qualcosa di nero. Ma che qua? Ma tutto bianco, grigio, marrone, rosso. Beh, ho capito, è una cameretta, di che colore deve essere? Di un bambino. La cosa mia preferita è questa sedia, quel joystick, questa TV, la vertica chitarra e questo. Ok, va bene. Comunque, senti, è successo qualcosa a scuola, dai. No, scusami. Niente. Io sono così da... Sempre. Quando sono nata. Sì, effettivamente. Dal 1932. Ah, quindi io sono un Highlander che non sono ancora morta, sono ancora viva. Tu sei anche. Nata ieri? No, tu sei nata boh. Boh, chi lei lo è sa? Nata 2 secondi fa. Lei è nata ieri. Ma guarda, ma magari fossi nata 2 secondi fa, non mi troverei in questa situazione imbarazzante. Io sono. Tu sei? Quella che deve ballare. Oh no. E quindi... Domani chiamo la scuola e poi prenderò seri provvedimenti. Io dormo. Queste cose non sono mia, non capisce nulla. Allora ragazzi, sono seriamente preoccupata. Io non ho capito bene chi sia questa mercoledì, ma trovo che Vanessa sia molto, ma molto strana. Anastasia mi ha detto che esiste questo personaggio, che hanno guardato questo film, questa serie TV, hanno fatto questi TikTok, ma non è la prima volta che guarda delle serie TV, non è la prima volta che fa dei TikTok, dei balletti, ma non era mai successo niente di così strano. Quindi scrivetemi per favore nei commenti chi è mercoledì e che cosa sta succedendo secondo voi. Voi, comunque, vado a portare
giù il mio animale domestico, vado a fare una passeggiata, visto che voi non siete simpatici. Scusa, Vanessa, noi non abbiamo un animale... Vanessa! Sì. Oh, madonna, non mi chiamo mica giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, Riccardo, mercoledì. Va bene, mercoledì. Noi non abbiamo un animale domestico da portare fuori a passeggio. Ma io sì! Ah, sì. Vediamo quale sia il tuo questo animale domestico. Secondo te che cos'è il mio animale domestico? Boh, sarà un topo morto. Un topo morto chi lo avrebbe mai? Io adesso, no mamma, perché topo morto? Il topo morto è il video. Cosa stai facendo nella dispensa, mercoledì? Come si chiama? L'animale è il ragno. Allora, hai tipo un elastico? No, guarda, fa niente, lascia stare l'elastico. Vanessa, quello, mercoledì? Mercoledì? Quello è finto. L'unico animale finto sei tu. Non ti permettere mai più di dire a Cacchetta che è finto. A chi? A Cacchetta? È diventata una cacchetta adesso. Sì, questo... è una cacchetta. Amore, sì, lo so. Ma cosa stai facendo? Cacchetta è il suo nome ed è il nome più bello del mondo. Il primo è mercoledì e il secondo è cacchetta. Tutti si chiamano cacchetta. Quale cacchetta? Cacchetta. Vedi? Sì, ho visto. Va bene. Dove vai allora, adesso? Tu stai ferma, ci penso io. Ma cosa sta... Ah, cacchetta pure la macchina? Ma mi dite? Ah, è un animale domestico fortunato, vai, quindi. Vai dove vuoi. Ok. Cacchetta adesso... non ha fatto molta strada. Adesso è andato sotto l'albero di Natale quasi, quindi cacchetta lasciamolo è felice. Lasciamolo in pace. Io devo dormire, perché... Meno male. Perché? Scusa, scusa. Guarda, è meglio che venga la spazzatura, perché è il tuo posto preferito. Senti, ti auguro di non tornare in te mai più, perché io queste cose te le farò pagare tutte. Boh, amore, è morta, ce ne siamo liberate. Io non sono morta. Oh, mamma mia. Per l'ultima volta devo dormire. Tu come dormi, così? Quasi, sicuramente non allora così. Allora lasciami in pace. Ma dormi, ma stavi dormendo. Ma dormi. Adesso sveglia. No, 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 non ti lascio in pace, ti lascio in pace, ti lascio in pace. Shh, dormi, dormi. Shh. Ti scommetto una cosa. Che cosa? Che non si sveglierà mai più? No. Oh, caspita. Quindi si sveglia ancora? No. Io non la voglio più, su Cosa hai guardato su Google? Che quando diventa mercoledì, chi ha le trecce, devi sciogliere le trecce e poi diventare un male. Ah, ma senti, sinceramente... Proviamo, adesso che è stato un mese. Aspetta, aspetta, ma tu la preferisci mercoledì o normale? Normale. Io mercoledì. Devi disfargliene solo una di treccia. Vediamo se rimane metà mercoledì e metà Vanessa. Okay. Senti, l'altra gliela disfo io, chissà che magari... Sei? Giovedì? Tu, Vanessa. Ah no, perché se adesso dovevamo fare tutta la settimana non mi passava più. Ti sei accorta di avere il grembiule? Sì, ma che cosa è successo? Niente, guarda, è una storia lunga. I giorni della settimana. I giorni della settimana, non so cosa avete fatto oggi di strano a scuola, però l'importante è che tu sei Vanessa. Sì, ma nero fa schifo. Infatti, no, non fa schifo, però neanche il mio colore preferito. Comunque, Vanessa. Allora, bentornata a casa, abbiamo i compiti da fare, vai a lavarti la faccia perché sei un po' bianchina. Ti senti male? Tutto ok? Perché sono sulle labbra nere? Infatti mi sento molto secche. Non lo so. Ok, vado subito a lavarmi. Bravissima. Vado a fare una doccia fresca così. Ok ragazzi, sembra che Vanessa sia tornata Vanessa. Se volete scriverle nei commenti che cosa è successo, fatelo voi perché io non ne voglio neanche più parlare. Se questo video è finito qua, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e non dimenticate mercoledì.